E bene a tutti ragazzi, io sono Gizius e oggi si ritorna con me con Star Fox tra Black Ace. So che a voi non sembrerà, ma a me sono passati 3 mesi più o meno dall'ultima registrazione che ho fatto. Quindi mi ricordo, sì, ho riguardato la registrazione precedente prima di iniziare il video. Allora, oggi bisogna andare a trovare il caro e vecchio Dark Phantom, perché l'ultima volta ha preso come ostaggi tutti i miei carissimi amici. Allora, mi ha detto di arrivare qua non trasformato, perché vuole farmi fuori? Sì, probabilmente. Però prima di andare all'episodio voglio ringraziarvi tutti per il sostegno che state dando a questa serie, ragazzi. Davvero grazie, non so cosa dirvi, solamente grazie per il sostegno che state dando, per i vostri commenti, per i vostri mi piace che lasciate. Davvero grazie. Quindi, finito di dire grazie, andiamo a trovare il caro vecchio Dark Phantom. Cioè, ha sconfitto Taurus Fire e Arpnote? E ha preso come ostaggio Godal e Zack. Così sei venuto? State tutti bene? Geo! Mi dispiace, Geo. Ragazzi! Indietro! Eh? Chi ti ha detto che potevi muoverti? Non lascerò che tu faccia quello che vuoi. Cosa intendi dire? Oh, au! Ah! Ah, Geo! Geo! Questa cosa è pazzesca, come osi colpire un ragazzo indifeso? Ops, sembra che mi sia fatto un po' trasportare. Bene, Gio, iniziamo le trattative? Trattative? Che hai da ridere tanto? Torna al teatro dell'opera a cui appartieni. Non te l'avevo già detto? Intendo portarti via tutto ciò che hai. Per prima cosa voglio la fonte del potere. Perché non mi consigli il programma Ace? Vuoi il programma Ace? Proprio così. Chi non vorrebbe l'abilità di controllare il rumore a proprio piacimento? Visto che ho perso il potere di Mu, mi serve qualcos'altro con cui rimpiazzarlo. E adesso che ho trovato un grande potere con cui farlo, tuttavia, ottenere un simile oggetto non è così semplice. La Waza e il Dealer hanno messo le loro mani sui pezzi prima che potessi farlo io. Perciò la soluzione più ovvia era rubarglieli. Questa è la mia chance. Perciò ti conviene darmi la fonte del tuo potere. Dammi il programma Ace. Mi sta picchiando malamente. Per l'amor del cielo, stai iniziando a irritarmi. Oh, davvero? Hai in mente di fare qualcosa al riguardo? Non ho idea di cosa tu intenda con grande potere e sui pezzi, ma pensi che gli importi? Hai la memoria così corta che te ne sei già dimenticato? Ti dissi che ti avrei fatto a pezzi la prossima volta. E questa la prossima volta. Cosa ne pensi, Gio? Sei d'accordo con lui? Chissà cosa potrebbe accadere agli ostaggi. non possiamo, Mega. Intendi davvero stare imparato a farti dare una batosta? Noi possiamo toglierlo di mezzo. Mega, piantala. Tutti sono... Stai sempre a preoccuparti per gli altri. Cosa credi che ti succederà se continui in questo modo? Lo so, ma non mi importa. Non è giusto. Non è giusto permettere che si facciano male a causa mia. Sei così bravo, ragazzo. Adesso consegnamelo. Spreca altro del mio tempo e presto dirai au revoir ai tuoi amici. No, solo un secondo. Meraviglioso, assolutamente meraviglioso. Il copione si sta svolgendo proprio come l'ho scritto. Adesso consegnamelo. Dammi la fonte del tuo potere. No, non farlo. Non puoi consigliarglielo, non puoi! Sonia! Geo, sto bene, non preoccuparti per me. Sistemiamo insieme questo tipo. Cosa? Diamoci da fare, Sonia. Oh, vedo che siete state bene. Bud! Wash! Sono scatenato, pronto all'azione. Folli! Non vi è bastata la lezione? Ci vuole ben altro, non hai fatto altro che renderci più decisi. Proprio così, non mi sono mai sentita più determinata. Eh? Penso che tu sia ora molto più carina. Questo è anche meglio. Ragazzi, folli, non capite la situazione in cui vi trovate? Questi due sono ancora miei ostaggi. Non ti importa cosa accadrà a loro, Mega Man? Sei tu quello che non capisce dal Phantom. Potremmo non rivedere mai più presto se ti consegniamo il programma Ace. Noi non possiamo permetterlo. Giusto, Zack? Proprio così. Preferisco essere cancellato che non poter rivedere mai più presto. Non getteremo via la nostra sola chance, ti prego, non gettarla via. Zack, ragazzi, Geo, non sei il solo che sta rischiando la propria vita per salvare gli amici. Ci sono anch'io. Dottoressa Godal,
Hai dimenticato il proposito del nostro team? Di ritrovare Luna? Faremo tutto il possibile per realizzare questo proposito. Diamine, sì! Ragazzo, farai ciò che va fatto? Riesci a vedere quale forza e determinazione hanno i tuoi amici? Folli, non ho detto che... Cambio d'onda M! Oh, così mi piace. Cosa? Folle, non ti importa di loro? Cosa stai... Questo non è... Non è nel mio copione! Questo non è... Nel mio copione! Ok, come posso dirla? Sì, così va bene. Dove è andato? Shakespeare è fuggito nel nucleo programma. Se accadrà qualcosa al computer principale, Preston potrebbe non tornare. Andiamo, Mika, dobbiamo fermare Dark Phantom. D'accordo. Ah, ragazzi, intanto che ho un pochino di tempo, mi sono informato su cosa fanno esattamente i cambi rumore. Allora, ci sono moltissimi cambi rumore nel gioco. Alcuni sono esclusivi di Black Ace e alcuni di Red Joker. Esclusivi però non è la parola giusta. Oserei dire che hanno maggiore chance di essere ottenuti, diciamo così. Quello che posseggo io adesso è la Noise e la Cancer Noise. Io non ci avevo fatto caso, ma tutti i cambi rumore che sono presenti in questo gioco sono legati agli abitanti di FM. Cancer è Cancer Bubble, se vi ricordate. Uno dei... non potete ricordarlo. Comunque, uno degli abitanti di FM che era venuto a invadere... di FM che era venuto a invadere il pianeta Terra nella prima stagione. Detto questo, andiamo a prendere a botte da Fanto. Eccoci qua. Non c'è nessun posto in cui fuggire, Dark Phantom. Oh, finalmente hai accettato il tuo destino? Perché? Perché Mega Man è sempre sulla mia strada? Perché? Dimmelo! Perché non vuoi seguire il mio copione? È un copione così perfetto! Rubo la fonte del tuo potere, poi ti distruggo! Ed ottengo la mia vendetta e mi rafforzo in un colpo solo? Sei un tale idiota! Non ci potrebbe importare di meno del tuo stupido copione! Ragazzi, quante volte dovrò ripeterti? Adesso comprendo tutto. Voi folli non avete letto il mio copione. Ecco perché non recitate come previsto. Dio mio, ma quanto è pazzo questo qua. Non è colpa dell'autore. Voi attori egoisti siete gli unici da biasimare. Voi folli. Di che diamine sta parlando questo tizio? È tutta colpa vostra. Siete fuori. No, sei tu che sei fuori. Effettivamente. Diamoci dentro, Mega. Lotta onda, in onda. Sì, è leggermente pazzo Dark Phantom, oserei dire. Cazzo, vedi? Bene, ci faccio una parte, prepariamoci. Come si avrà mai? Caruno, ma anche no. Oh, che cavolo fa? Sì. Ehi, la salve lei. Allora, come potete vedere, come vi stavo dicendo prima, il mio colore adesso, appena attivo lo schermo mentale, è diventato rosso. Adesso il mio colpo caricato, se non mi uccide, dovrebbe intrappolarlo in una bellissima bolla. Adesso che sono a 137 riesco anche a fare più cose. Basta, lo si è teletrasportato via. Forza, venga con lei. Guardalo! Si teletrasporta via! Aio! Che brutto che sei! Brutto, vai via! Ah, ecco! Vedete lì in fondo che c'è scritto Dynawave? Dynawave è il mio colpo caricato Big Bang! E adesso lo proviamo. Non l'ho mai visto neanch'io. Sei un bastardo. Ma come hai fatto? Tu mi hai fatto failare il colpo. Però mi hai fatto vedere la tua carta. Per quello ti perdono. cosa fai? Non è possibile. No, Dark Phantom no, non posso crederci. V cosa?
No, no. Volevo solo più potere. Oh mio Dio. Dark Phantom! Si è davvero buttato giù? Io non posso farlo. Lui sì. Quindi è finita, giusto? Dovrebbe. Ma quel tipo è così testardo che non mi sorprenderei se si facesse rivedere prima o poi. E sono sicuro che avrà anche qualche altro suo stupido copione. Vero. Dark Phantom. Non si può essere felici cercando solo il potere. E quindi finisce così. Messaggio in arrivo da Sonia. Sembra che i Sir Regina Virgo abbiano una faccenda da risolvere. Adesso potrebbe servire il tuo aiuto. Ma se proprio insisti, guarda, gli vado a dare una mano. Ma sapete, stavo pensando, ragazzi, che ne dite se diamo una mano a Ace nel prossimo episodio? Sì, ragazzi, faremo così. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete un piace, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo fantastico episodio di questa serie. Quindi, bella, ragazzi. Albi, chi è che è entrato? Chi è questo? È Rambo. È Rambo. Sì, sì, sei Rambo. Sei Rambo. Albi, fai vedere chi sei tu, Albi. Anche io so chi sono. Fai così. Io so che sono solo. Il Viagra Man. Il Viagra Man. Io sto saltando, Rambo sta saltando. Ok. Credo che tipo durerà fino alle 3 di notte. Sto... Ma non abbastanza avido. Ma se mi butto giù da qua, muoio. Hai 20 livelli, fai tu.